benvenuti alla terza puntata della nuova stagione di Una finestra sul mondo. E oggi parliamo di un tema molto importante e molto attuale. Parliamo di inquinamento e clima. Partiamo dall'inquinamento. Quali sono le cause? Beh, innanzitutto la diffusione nell'atmosfera di gas e polveri sottili. Inoltre inquinano anche le attività industriali, gli impianti di produzione di energia, gli impianti di riscaldamento e il traffico. Pensate che il 25% di tutte le emissioni di gas serra deriva dai trasporti e il 40% di questa percentuale deriva dai veicoli destinati al trasporto di passeggeri. Poi nelle grandi città ovviamente si verifica il fenomeno dello smog, cioè una sorta di fumo acido ricco di polveri e gas irritanti che purtroppo fanno molto male alla nostra salute. E infatti l'inquinamento ogni anno, pensate, causa nel mondo circa 7 milioni di morti, una cifra spaventosa che ci deve davvero far riflettere. E in Italia le città più inquinate nel 2020 sono state Torino, Milano, Padova e Rovigo. Ma dunque, cosa possiamo fare noi per cercare di migliorare questa drammatica situazione? Beh, allora, in città possiamo muoverci con mezzi più ecologici, la bicicletta in primis, e poi possiamo anche acquistare, perché no, un'autovettura elettrica o ibrida. Quest'anno il governo ha stanziato 57 milioni di euro nel fondo Ecobonus per agevolare l'acquisto di questi tipi di veicoli. E pensate, secondo alcuni studi, nel 2030 la maggior parte dei veicoli in vendita sarà ibrido. E ovviamente nel frattempo si cercherà di ridurre drasticamente il diesel, perché è quello che inquina di più. E sempre per ridurre le emissioni di CO2 possiamo sfruttare maggiormente le energie rinnovabili come solare, eolico, idroelettrico, geotermico. E noi cittadini, per esempio, possiamo rendere le nostre abitazioni ecologiche installando dei pannelli solari. E in Italia questo tema è molto sentito. Infatti il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica. Ma la crisi climatica è una conseguenza dell'inquinamento. Spesso infatti ci lamentiamo, no? Ma quanto fa freddo, ma quanto fa caldo, piove così poco, e il clima è cambiato. Pensate che il Centro Climatico Mediterraneo ha analizzato 6 città italiane e ha scoperto che quest'anno abbiamo avuto 50 giorni di caldo in più a Napoli, 30 a Milano e 29 a Torino. Una cosa che davvero fa riflettere. E pensate, a Venezia è cresciuto notevolmente il livello d'acqua. Secondo alcune previsioni, entro il 2080 l'acqua a nostra disposizione sarà dimezzata. Gli incendi boschivi aumenteranno del 20% e ci sarà un costante aumento del rischio idrogeologico. Per far luce sull'emergenza climatica, nel 2015 c'è stato l'Accordo di Parigi, firmato da 196 stati, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, da alcuni anni è nato Fridays for Future, un movimento sostenuto da migliaia di giovani in tutto il mondo che ogni venerdì scendono in piazza per protestare per l'emergenza climatica, sull'esempio di Greta Thunberg. Ma tutto questo servirà a qualcosa? E si potrà in qualche modo ridurre l'inquinamento? Il nostro inviato è andato a Rivarolo, al mercato, ha fatto 2 domandine alla gente e vediamo un po' cosa gli hanno risposto. Cosa si potrebbe fare per ridurre l'inquinamento? Spegnendo le centrali e ridurre un po' anche il calore nelle case uffici. Almeno a 19-20, e spendendo le centrali a carbone dove si usano. Intanto penso che qualcosa si sta già cercando di fare con le macchine, no? Quindi andando verso l'elettrico, verso l'ibrido, cercando di ridurre le emissioni di CO2 in quel senso. Sicuramente quello penso che sia un futuro non troppo lontano, investire
appunto nelle auto ibride, nelle auto elettriche, potrebbe essere un buon passo, no? E penso che sia molto importante scommettere sull'energia rinnovabile soprattutto. Poi ridurre tutte queste macchine che inquinano tanto e pensare un po' più ai rifiuti che facciamo tutti i giorni, facendo la differenziata, cercando di non avere tante cose di plastico. Dovremmo togliere tutte le macchine, gli automobili, chiudere tutte le miniere, carbone. E i nuovi minerali che stanno estraendo sono ancora più inquinanti. Allora, penso che si potrebbe ridurre anche smaltendo rifiuti in modo migliore e diminuendo gli sprechi e anche avendo una mentalità un po' più responsabile. Andando in qualche modo a diminuire sempre il numero di veicoli che vanno diesel, benzina e puntando poi sull'elettrico ovviamente. Secondo me, in primis, perché quella è la fonte maggiore di inquinamento in assoluto, e poi andando a limitare i consumi di plastica. Nelle grandi città spesso viene limitata la circolazione dei veicoli per ridurre le emissioni di CO2. È d'accordo con questa scelta? Sì, sono d'accordo, anche se capisco che possa causare qualche disagio, soprattutto ad esempio chi ha un'attività in centro e quindi deve per forza di cose raggiungere la propria attività con l'auto, comunque muoversi in questo senso. Però immagino anche che nelle grandi città, dove ci sono più auto e quindi dove c'è più inquinamento, e quindi è giusto magari appunto fare dei weekend green o comunque cercare di muoversi in questa direzione. Io sono d'accordo, perché è molto importante limitare e la contaminazione delle macchine. Se vai a Torino c'è sempre questo smog che lo senti tantissimo, che fa anche tanto male alla salute. Infatti quando noi veniamo qua c'è l'aria pulita, invece se siamo a Torino fai fatica lì, perché non è pulita l'aria. Beh, se serve per limitare il CO2 sì, però è limitato appunto il... Non penso che serva molto questo, porta disagi. Sì, sono d'accordo, perché comunque cioè il pianeta va tutelato, il problema è che comunque avviene in Italia, però in tanti altri stati non avviene, quindi l'aria è la stessa per tutti, quindi dovrebbe essere una cosa più globale. Assolutamente sì, magari andando a scaglionare bene, vedere i tipi di veicoli, Euro 0 o Euro 1, sì, magari su quelli, sugli Euro 3, Euro 4 non andrei ancora a limitare, perché comunque le possibilità delle persone sono ancora abbastanza limitate. Io sì, passerei all'elettrico in modo da ridurre momentaneamente, perché poi ci saranno poi le batterie da smaltire. Acquisterebbe mai un'auto elettrica o ibrida? Ce l'abbiamo già. No, io addirittura ho venduto l'auto, non sono d'accordo, perché altrettante le batterie porterebbero altro inquinamento. Sì. L'acquisterei se avessi la possibilità, però comunque ci dovrebbero essere più agevolazioni secondo me per questo motivo. Sì, ma non adesso, cioè, vedendoci in questa posizione dove adesso ci saranno degli aumenti anche sull'energia elettrica, uno comunque va a pensare sui costi di ricarica poi della batteria del veicolo, quindi sarei in forse, però sì. Ibrida penso che sarebbe un'idea momentaneamente ideale. Io ho già un'auto ibrida, anche se solo mild hybrid, però intanto è già ibrida e sicuramente l'auto l'ho appena acquistata, quindi dovrò aspettare un po', ma la prossima auto sarà o ibrida o elettrica. Scenderebbe in piazza per protestare per l'emergenza climatica? Sì, se servirebbe porterebbe a una conclusione, sì, visto che le manifestazioni si svolgono con fine alla violenza ultimamente a poco serve. Non sono una persona da proteste, penso che le cose vadano fatte ognuno nel suo cioè nel suo piccolo, deve cercare di fare il meglio alle sue possibilità. No, perché penso che ora scendere in piazza sia abbastanza deleterio per mostrare la propria idea. E ci sono altri metodi, magari mettendo in pratica e non scendendo in piazza ora. Non lo so, se
sicuramente qualcosa bisogna fare. Finora non l'ho mai fatto, però mi rendo conto che è una cosa molto importante, probabilmente sì. Io scenderei anche per protestare per tante altre cose, non solo per quella, però sì. È vero che non esistono più le stagioni? Sì, questo diciamo è un modo di dire, però sono cambiati molto, cioè è cambiato molto il clima, questo si può dire. No, non è vero, si sta bene, oggi è autunnale, oggi si sta bene, esistono le stagioni, sì sì. Le stagioni non ci sono più per dovuto forse all'inquinamento, credo. No, non è vero, però è vero che sicuramente il tempo è cambiato rispetto in passato e cambierà ancora in futuro. Allora, io ti posso parlare da dove sono io, dal sud della Spagna, lì non ci sono più le stagioni, sempre fa troppo caldo. L'autunno non c'è, l'inverno poco, non si può paragonare con qui al nord dell'Italia, magari qui ancora ci sono un po' le stagioni, ma da me ti assicuro di no, proprio di no. Sì, esistono, ma sono mutate, sono cambiate drasticamente, vero? Allora, vediamo un po' cosa gli hanno risposto. Allora, per ridurre l'inquinamento bisognerebbe sfruttare maggiormente le energie rinnovabili, ridurre i veicoli più inquinanti e smaltire meglio i rifiuti. Poi ritengono giusta la decisione di limitare la circolazione di alcuni veicoli nelle grandi città per ridurre le emissioni di anidride carbonica. E poi la maggior parte degli intervistati acquisterebbe un'auto elettrica o ibrida, ma bisognerebbe avere maggiori agevolazioni perché sappiamo benissimo che costano tantissimo. E poi ci sono dei pareri contrastanti, sì, sulle proteste per l'emergenza climatica. Alcuni ritengono fondamentale protestare, altri credono invece che sia meglio agire in maniera diversa. E infine le stagioni esistono, sì, ma il clima che è profondamente cambiato e quindi per quello che vediamo, insomma, a volte piove tantissimo, ci sono dei periodi dove non piove mai, fa caldo, insomma, è così, è cambiato il clima. Ebbene, mi piacerebbe anche questa puntata chiudere con una frase, questa volta è di Greta Thunberg, che dice: l'azione individuale più potente, informarsi. Quindi davvero informiamoci sull'inquinamento, sul clima e così cerchiamo di ridurre drasticamente questi fenomeni. Grazie per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata. Ciao!